son tanto felice. Paese Roma nel cuore d'Italia, sarebbe stato facile forse sondare gli acquisti dei saldi di fine stagione nella grande capitale. Invece abbiamo preferito recarci nella estrema provincia e a Ponzano Romano, di fronte il noto centro commerciale che sembra ancora avere numerose attività commerciali chiuse, persone che si affrettano nella ricerca dell'acquisto più vantaggioso. Saldi di fine anno, buon anno innanzitutto, non nella capitale ma per chi magari vive nel centro Italia, nella provincia. Niente, più una passeggiata. Più una passeggiata che un giro. Che non un motivo d'acquisto. Sì. Quest'anno riduciamo un po' il budget. Assolutamente sì. Assolutamente. Sì, anche perché non c'è lavoro, quindi. Come ti chiami? Dario. Che lavoro fai? Sono un consulente informatico, però lei non ha lavoro, quindi. Come ti chiami? Simona. Simona, la tua qualifica? Sono un avvocato. Ecco, quindi insomma intanto curandoti in bocca al lupo per la fase critica è difficile. Testimoniata forse anche, lo vediamo, dalla poca gente che invade i centri commerciali, soprattutto in un'area provinciale, no? Sì. Che forse nella capitale, non so se ci siete stati, ci sono file. Sì, molta più gente. È riuscita a trovare l'occasione? Un po', sì, veramente abbiamo comprato un bel vestitino, molto carino. Sì, sì. C'è stato risparmio davvero? Sì, sì. Si è sentito? Sì. 50%? Dare un indizio. Sì, a altri prodotti anche ai prezzi inferiori, sì. Quindi vi consiglio. È soddisfatta? Sì. Grazie. Sei soddisfatto, Marco? Sì. Buona continuazione. Grazie. Saldi di fine anno. Comprato qualcosa? Già, no. Sono migliori i saldi nella provincia rispetto a quelli della capitale? Uguale, a qualche cosina meglio. Si risparmia? Sì, qualche cosina meglio, sì, sinceramente. Infatti, eccoci qua. Che cosa ha comprato? Pantaloni, una padella. Un dopo barba, un po' di oggetti di uso quotidiano, ma si risparmia davvero? Conti della metà? Un attimo, leggermente meglio, non è grandi cose, parliamoci chiari, però leggermente meglio. Abitate nel circondario, qui sì, vicino? Sì, abitiamo, saranno una trentina di chilometri. Sicuramente siete obbligati a fare la spesa, chiaramente, no, qua, no, piuttosto no, che andare a no, no, siamo stati a Porte di Roma l'altro giorno con lei, con la mia moglie. Però preferite lo stesso? Un attimo. Abbiamo qualche cosina comprata giù, un baile per esempio, ecco, e il resto abbiamo comprato qua, tutto qui. Buon anno. Anche a lei, buon proseguimento. Più modo di muoversi, la gente più simpatica, non fai cazzotti con nessuno, non litighi, dai, ci piace. Che cosa ha comprato, lo possiamo chiedere? Che cosa non ho comprato, praticamente abbiamo visitato tutti i negozi, capi d'abbigliamento, abbigliamento che poi sono pesanti, sono piumini, piumoni, giacca a vento, giocattoli per le bambine, casalinghi e basta. Abbiamo pure pranzato, abbiamo pure mangiato. Una bella domenica. Buona continuazione. Grazie, buon lavoro. Grazie. L'affare l'avete fatto? Sì, abbiamo fatto. Soddisfatto? Sì, sì, sì. Che avete comprato, lo possiamo chiedere? Ma abbigliamento per me... Ho comprato il cappotto che cercavo da un po' di tempo. Hai aspettato proprio il momento dei saldi, giustamente. Giustamente. Che convengono, allora curiamo buon anno agli amici. Grazie. Che grazie a voi, buona continuazione. Grazie, buon anno a voi. La prima volta che veniamo qui, quindi te ne ho allora in bocca al lupo per gli acquisti. Grazie. Non lo so, guarda. Non lo so, non viviamo la capitale. Quindi avete fatto l'occasione, avete comprato qualcosa di carino? Sì. Siete soddisfatti? Sì, dai. Abbastanza. Sono tutti chiusi, ma l'ha fatto un affare, un acquisto, qualcosa? No. Mamma, son tanto felice. La magia del presepe è vivente. La Dispoli è rimasta immutata nonostante per il primo anno la rappresentazione si sia svolta nel centro della città, in via Duca degli Abruzzi. Luci e suoni hanno accompagnato i visitatori alla capannina del Bambinello, passando a conoscere antichi mestieri, soldati romani e figure che hanno animato la nascita del Redentore. Per questione di sicurezza, come sapete bene tutti, abbiamo dovuto cambiare location. Il Bosco di Palo sta in questo momento in una fase in cui gli alberi sono malati e sarebbe stato rischioso affrontare il presepe proprio lì all'interno del bosco, come abbiamo fatto per 28 anni. E allora abbiamo studiato questa location diversa, in mezzo al paese, alla parte vecchia della nostra città, e sul modello di tanti altri presepi viventi che fanno tutti i paesi che non hanno a disposizione un bosco meraviglioso e centenario come il nostro.
Però abbiamo provato a ricreare suggestioni ed emozioni, insomma sembra che la gente risponda bene e che naturalmente il bosco è il bosco, però insomma anche qui le vecchie case di Ladispoli fanno la loro parte, i vecchi alberi. Momenti di emozione che vedono rivivere la Betlemme allestita da tanti volontari che ogni anno partecipano con entusiasmo all'evento. Rappresento la figurante di la venditrice di cece e baccalà. Sto facendo una punta col ferro arroventato. Faccio il telaio, cerco di fare, fare il mio meglio. Lei serve il vino? No, io il vino lo servo solo ai nostri produttori. Il vino lo assaggio io, se è buono lo passo alle persone, se non è buono dipende ai ragazzi come lo fanno. Chi si fa il vino? La procedura era, questo è un torchio dove si buttava i grappoli dell'uva, man mano l'uva si riposava, poi con il tornio e le tavole venivano spinte in giù, l'uva veniva schiacciata e da qui si colgava il cosiddetto mosto. Io pulisco le verdure, faccio le verdure e le erbe amare. Oggi alle 17.30 si ripete la rappresentazione. Mamma, son tanto felice. Nel cuore d'Italia, per chi ha la musica nel cuore e il microfono tra le mani, come qui al Mario Bar Casale di Mentana, Via Nomentana 35. Marcello, il proprietario. Buonasera. 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 Bella idea del karaoke. Quando? Il giovedì? Venerdì, sabato e domenica. Cioè, praticamente un weekend allargato. Allargato, sì, molto ampio. Per serate in tranquillità, in compagnia di un po' di musica. Io nel mio piccolo tempo qualcosa. Ma cambiando è difficile, sarà difficile. Ottima la voce, no, postazione. No. Karaokista professionista. No, sono un karaokista allo sbaraglio. No, professionista, allo sbaraglio. E ti troviamo qui al Mario Bar? Sì, al Mario Bar sempre. Possiamo ascoltarti con piacere il Come? Venerdì? Giovedì, venerdì e sabato e la domenica sera. Quindi insomma, per gli amici che ci seguono da Roma, provincia, Lazio, centro Italia, auguriamo intanto buon anno a tutti e una buona Befana. Una canzone, un ritornello, un ritmo per augurare un buon anno ai politici. Ai politici. Che strofa io voglio intonare? Non lo so, che io volevo intonare? Amo, dimmi un po', che gli intonavo? Non lo so, non c'ho idea, guarda, non c'ho parole. Tanto ti viene in mente. Ma più dolce o più carbone hai ricevuto? Come ti chiami? Cinzia. Tipica mentanese? Ero mentanese. Adesso dove sei? Più Ponte Nuova. Beh, insomma, è cambiato di poco, siamo vicini. Vicinissimi. Se fossi stata tu la Befana, a chi l'avresti portato il carbone? Puoi fare nome? Ex marito. Senza fare nome e cognome? Senza ovviamente. Fare nome e cognome, dai, senza fare nome e cognome. Benissimo, morto un papa? Se ne fa un altro. Perfetto, allora una porta si apre un portone, giustamente. Giustamente, giusto. Befana, l'ha portato il carbone ai bambini e quelli un po' più cresciuti? Solo le caramelle, bimbi. Solo caramelle oggi? Sì. Carbone? Nessuno è stato cattivo? No, solo i grandi. Ci canta anche una canzone al karaoke di Mario Bar? Sì. Volendo. Però non sono intonata. Sarà una donna che ritrova la sua femminilità e te la regalerà. Ilaria? Venerdini. Ma di dove sei? Di Sassari. Ah ecco, quindi immigrata a Roma. Una barman sarda, sì. Senti Ilaria, tu che sei una cocktail bar professionista, sì. Ecco, per fare un ottimo cocktail come questo
È importante non sbagliare le proporzioni, vero? Ovvio. Degli ingredienti, ma tu li sai a memoria. Certo, le proporzioni non si dicono, sono segreti dei barman. Questo cocktail che è il? Questo cocktail è un buonissimo margarita. Per farlo abbiamo bisogno di tequila bianco, triple sec, io uso sempre Cointreau, e succo di limone fresco, bordatura salata del bicchiere, come da tradizione messicana, dove nasce questo drink, e il drink è servito. Motocicletta, 10 HP, tutta cromata, è tua 16, sì. Buona musica. Molta musica italiana. Molta musica italiana, sì, anche internazionale però. Se canto cantare la Italia, Aisha, se canto amore, amore mio. Ah, ecco, allora parla. Dai, io... Ok, allora, grazie, buon anno, è tutto chiaro come potete vedere, ma questo succede alla Befana a Capodanno anche. Non prendo le chiusi, ma credo, mini, da io cresco italiano. Io cresco molto bene. L'importante è partecipare, molto grazie. Felice. È presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione dell'Università Sapienza di Roma che si è svolto il convegno tradizionale di dicembre, incontro che ha trattato un argomento molto interessante e attuale, dal titolo Dal villaggio globale alla crisi del senso di appartenenza nazionale, promosso dall'ANS, Associazione Nazionale Sociologi. Senza sminuire gli importanti relatori e ospiti che hanno animato il dibattito, hanno partecipato e aperto i lavori il professor Franco Ferrarotti, uno dei più importanti sociologi italiani di caratura internazionale, e Tony Sant'Agata, uno dei cantatori italiani più amati e tra i più famosi a livello internazionale. Il senso di appartenenza è fondamentale, ma non deve essere feticizzato, perché altrimenti noi arriviamo a considerare la nostra appartenenza nella stessa misura in cui è direttamente proporzionale all'esclusione degli altri, mentre l'identità e l'alterità sono concetti correlativi. Quindi non possiamo escludere l'alterità senza danneggiare la nostra stessa identità. Essere super ospite in questa occasione per me è veramente una cosa meravigliosa. Io ho sempre amato l'arte, ma soprattutto la cultura, per cui in una giornata dove c'è forse il massimo della cultura italiana, io mi sento onorato e nello stesso tempo però mi sento a casa. I vari relatori, ANS, gli ospiti, sono così intervenuti seguendo il programma dei lavori aperti dal presidente, il dottor Pietro Zocconali. Diceva anche il professore Ferrarotti poco fa, il nostro luminare, e purtroppo i regionalismi stanno un pochino andando per la maggiore. D'altronde l'Italia è una nazione di recente fattezza. Sappiamo che nel 1870 si è unita con Roma, e quindi sono più di 100 anni. I regionalismi sono tanti, c'è tanta diversità tra un siciliano, un altoatesino, un piemontese, un sardo. I sardi pensano di essere un popolo a parte, i padani pensano di essere un popolo a parte. Nonostante tutto il rimescolio di gente che c'è stata, specialmente dopo il boom economico degli anni 60 del secolo scorso, tantissimi meridionali si sono trasferiti al centro, soprattutto a nord nelle città industriali, la Fiat comandava a suo tempo, la Pirelli, grandi stabilimenti che hanno cercato di amalgamare gli italiani. A seguire la dottoressa Antonella Prisco. La nostra società è in uno stato di mutamento continuo, rapido e delle volte direi anche inquietante. Non è un caso che la mia relazione si intitola Chi sono? Perché
questo eccesso di globalizzazione, questa società così ormai omologata che si sta sempre più affermando, rischia veramente di mettere in crisi il senso della propria identità, della propria appartenenza sia civile che geografica e oserei dire anche morale. Mamma, son tanto felice. La coppia Marchetti e Martella si sono aggiudicati il primo trofeo Decima Euro di bocce organizzato presso il Boccio Pizzeria Bar nella zona di Decima a Roma. Il torneo, che è durato una settimana, ha visto la partecipazione di molti atleti nella specialità raffa. Decine di coppie si sono battute all'insegna del divertimento sotto l'egida di Stefano Campoli. Alle premiazioni hanno partecipato gli atleti finalisti con la consegna dei cesti e gli organizzatori si sono detti molto soddisfatti. La squadra Cescocova è vincitrice di questa prima edizione, è stata una finale sicuramente non sofferta. No, non sofferta, ma nemmeno giocata bene come nelle eliminatorie. Non abbiamo preso il campo benissimo, siamo stati anche decisamente fortunati su un paio di tiri, anche se diciamo nell'economia del gioco abbiamo senz'altro meritato. Un torneo alla fine interessante. Sicuramente interessante per molte ragioni, perché condividere un momento di sport insieme a degli amici e sicuramente dietro un invito spassionato è sempre un piacere. Proprio chi conosce la mia persona sa che condivido moltissimo questo tipo di manifestazione. Rimango soddisfatto, ma lo sarei stato comunque soltanto per aver partecipato e aver ricevuto l'invito a questa partecipazione. Ha vinto la coppia più esperta? Beh, ha vinto, diciamo, la coppia non tanto esperta, ma diciamo che siamo ai livelli medi-alti, diciamo così. E quello che ha detto il presidente è rispecchia l'andamento di questa finale, rispecchia. Un centro, questo di Decima, che è un punto di aggregazione. Questo circolo nasce con l'entusiasmo e la passione di alcuni abitanti di questo quartiere, che hanno cominciato con un semplice campo artigianale di calcio, così, e piano piano, mattone su mattone, sacrificio per sacrificio, sono riusciti a creare questa struttura e a portarlo a... Nel 72 si sono iscritti alla federazione bocciofila e da loro, anno dopo anni, sono cresciuti in modo notevole. Hanno portato questo circolo a un prestigio sia regionale che nazionale. Davvero che si risparmia rispetto a Roma? Niente, eh? Si risparmia rispetto a Roma? L'affare dove? Risaldi. Rispetto a Roma. Non credo. Poi è tutto chiuso, è una cosa incredibile. Sembra morta. È nata morta e ancora non è un resuscita. Ho capito. Questa autoletta è tristissimo. È triste, eh? Sono tutti i negozi chiusi. Mi sembra che stanno chiudendo tutti. C'è la possibilità di una riapertura, dicono, è palpabile addirittura. Non ne ho la ne sa niente. No, ha fatto comunque un affare. Sì. Tutto sommato, i saldi ancora funzionano un po'. Auguri di buon anno, grazie. Se ci stasse qualche negozio aperto, sì. Sì, Valmontone o andiamo a Castelromano. Siamo capitati perché siamo andati a mangiare a una trattoria qui in zona e allora abbiamo fatto un salto all'outlet, ma... Per allungare la passeggiata. Anche volendo non è che trovi aperto, quindi insomma, sta tutto un degrado, tutto chiuso. È un po' deprimente. Non si risparmia? Risparmiato davvero? No? No, io non sono venuto a accompagnare. Venuto a curiosare un pochetto e basta. Abbiamo... alimentato il sistema per cercare di tenerlo in sopravvivenza. Gli abitanti residenti nelle zone limite sono costretti ad andare nella capitale in qualche sono modo. Sono costretti ad andare nella capitale, siccome qui arrivando a Roma Bufalotta c'è Porte di Roma, che è sicuramente quello più vivo, più frequentato e più movimentato, tutti sono portati a fare qualche chilometro in più e avere magari maggiore possibilità di scelte e di animazione. Ma qui si risparmia rispetto alla capitale, sinceramente? Francamente non ho fatto
un raffronto. Un raffronto per quelle poche cose che ho comprato, perché ne ho trovate veramente poche da prendere in considerazione. L'ha fatto l'affare? L'affare sì, secondo me c'erano dei prezzi molto più bassi del solito. Più bassi anche rispetto alla capitale, essendo sinceri? Rispetto alla capitale sicuramente sì, infatti io abito lì, quindi... Da Roma viene apposta? Sì, 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 sì. No, è capitato perché insomma ho fatto una gita fuori porta sapendo che c'era l'outlet, quindi sì, onestamente in questo periodo qui perlomeno sì. Signora, ha risparmiato, l'ha trovata l'occasione? Sì. Veramente? Sì, sì. Che cosa ha comprato? Ho comprato un accappatoio e... Basta, è un coprimatrasso. Quindi si aspettano i saldi di fine stagione veramente per rifornirsi di quello che manca, delle qualità. Qua e comunque abbiamo trovato l'affare. L'affare rispetto poi alla capitale. Per la nostra trasmissione Nel cuore d'Italia, in onda sul canale 828 di Sky e canale 86 del Digitale Terrestre, che cosa è rimasto nel cuore d'Italia? Non ho capito, cioè in che senso il cuore? Che cosa è rimasto davvero di questa Italia? Niente. Niente. Niente, della vecchia Italia niente. Non le piace più questa? No, assolutamente. Mia madre diceva si stava meglio quando si stava peggio. Ah, ecco. Ed è vero. Ed è vero. Ed è vero. Si dovrebbe stare meglio, invece si sta peggio. E che cosa è rimasto nel cuore d'Italia? Niente. Cosa è rimasto nel cuore d'Italia? Ma no, guarda, non lo so. Che cosa è rimasto del cuore d'Italia, se possiamo? Noi. Che cosa è rimasto davvero del cuore d'Italia? In queste zone molto poco, se continuiamo così. Questo non è un esempio lampante, è preoccupante. Perché più della metà dei negozi stanno chiudendo, sono rimasti sì e no il 15-20% aperti. Del cuore d'Italia è rimasto il cuore delle persone, quindi non delle cose, delle città e della politica, ma proprio delle persone. Solo quello, che però non è poco. Sì, chi in quantità maggiore, chi minore, però sì. Mamma, son tanto felice. La nevicata del 56, grande mia Martini, che vi devo dire? Basta. Come ti chiami? Non mi chiamo. Non ti chiami? Ma sei un'esperta, sei una careuchista, professionista? Sì, una careuchista, vedo anche delle gare. Dove ti troviamo? Dove ti possiamo ascoltare? Ah, io, dappertutto. Dappertutto? A karaoke ci sono io. Il nome lo... Franca, ciao. Tia Franca? Buon anno. Anche a te. Buona Befana e buon tutto. E buon tutto, grazie. Buona, sì, grazie. Ciao ragazzi. Il signor Giuseppe Carrà. No. Gli piace? Cantare, ballare, pedalare, amoreggiare. Ci incontriamo, si prende un caffè, si socializza, una canzoncina. Sulle canzoni del signor Giuseppe è importante un piccolo approfondimento. Sono stornelli romani d'autore, giusto? Io qua, mi piace cantare, non ho studiato mai musica, non conosco una nota musicale, però diciamo... Autodidatta. E mi piace cantare, sì. Complimenti. E faccio ogni tanto qualche canzoncina romana e me l'apprezzano molto. Desi giardini siamo li mughetti, siamo romani in più tra Severini, no per vantazze siamo li più perfetti, cantiamo tutti e siamo ballerini. Non tramontano mai? Mai, assolutamente. Le canzoni di altri tempi purtroppo sono un dono che le persone comuni che poi non ci sono più hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di ogni appassionato della musica. E amici come lei sono qui per ricordarcelo. Per ricordarcelo sempre, è sempre un piacere. Quando stai in compagnia con degli amici, come si dice, è sempre una cosa positiva. Grazie. Saluto e grazie. Auguri anche a voi. E alle persone che vi circondano. Grazie. Il carbone l'avete ricevuto? Sì, sì. Più dolce o più carbone? Dolce, dolce. Come ti chiami? Ricky. Mi saluti tutta Roma e provincia, Lazio, Centro Italia, facendo un caloroso auguro di buon anno e buona Befana. Saluto tutta Italia, faccio gli auguroni a tutti. Di dove sei? Di Roma. Hai ricevuto più carbone o più dolci quest'anno? Ho ricevuto tanto carbone perché sono stato molto cattivo. Più dalle donne o dagli uomini? Dalle donne, però li voglio bene a tutte le donne. Vi faccio un appello a voi uomini, siete un po' più umani. Recepito senz'altro, grazie. Prego. Sandro e Sara, avete ricevuto più carbone o più dolcetti quest'anno? Più dolcetti.
dolcetti, sono dolci, fioriranno, come i fiori. Buon anno e buona Befana a tutti. Ea! Ciao Dannocchi, se sei fortunato, tu sei alla porta di chi è come te. E c'è la notte che ti tiene fra le sedie, tempo mamma un po' troia come. Quelle notti da farci l'amore, fin quando fa male, fin quando ce n'è. Qui si può fare soli, c'è la vita che si sia contenta e così, così, così. E siete diventati un bel polo d'attrazione, bisogna dirlo, qui per tutta la provincia di Roma Nord-Est in qualche modo, per questa bella idea che hai avuto quanti anni fa? Adesso il 20 gennaio, quindi tra pochi giorni, oggi è la Befana, ricordiamo. Auguri. Auguri, auguri a tutti voi. E praticamente sono 10 anni di attività che... Complimenti di cuore. Perché le belle idee che portano aggregazione in una provincia romana, a volte diciamolo pure, sempre più disaggregata. Certo, è pure difficile oggi come oggi, però diciamo che teniamo i denti stretti e andiamo avanti. Insomma, una sexy Befana. Però, una sexy vogliamo. Befana, sì, beh, vogliamo anche, l'occhio vuole la sua parte. Assolutamente, dice, per gratificare i clienti, certo. Gli amici. È un augurio importante a tutte le amiche e gli amici che ci seguono da Roma, provincia e centro Italia, di buon anno nuovo, di buona Befana ovviamente. Buona Befana e buon anno nuovo a tutti quanti, veniteci a trovare. Mario Bar, Casale di Mentana, Viano Mentana 85, fino a tarda serata. Fino a tarda serata, sì, il fine settimana ci prolunghiamo fino all'una, l'una e mezza. E come si dice, qua si entra per comprare a volte un pacchetto di sigarette. Ci si ferma tutta la sera, sì. Ricordiamo i giorni nei quali è possibile trovare aperto il karaoke per tutti, che sono il giovedì, venerdì, sabato e domenica. Allora, con la Befana e con il nostro Ricky, ricordiamo agli amici che ci seguono da Roma, provincia, Lazio e centro Italia, che nel cuore d'Italia è in onda il venerdì sera alle ore 22 circa, come speciale d'approfondimento della trasmissione Scienza e Lavoro, salutando Diego Righini e ringraziandolo per averci ospitato, su canale 86 del digitale terrestre del Lazio e 828 di Sky, per chi ci segue anche da Sky, e ovviamente per tutto il mese in ampia replica su paeseroma.it e teleromana.tv.it. Un buon anno, una buona Befana, è vero? A tutti gli amici? Sì. Grazie. Mamma, son tanto felice.